avete intuito dall'introduzione, oggi vi voglio parlare di un accessorio per le nostre biciclette che si rivela essere molto utile per la sopravvivenza in quella che tante volte è la giungla della strada. Infatti, quando parliamo di sicurezza sulla strada, non possiamo non pensare a loro. Delle luci o torce che siano per le nostre biciclette. Questo prodotto in particolare è una luce posteriore RN180TL di Olight, esatto, il nome è giusto, che mi è stata spedita recentemente da Olight, ma io comunque ho il piacere di utilizzarla già da diversi mesi e quindi quando mi è stata spedita sono stato contentissimo perché ho già avuto il piacere di apprezzarla durante queste pedalate. Perché dico questo? Perché secondo me il rapporto qualità-prezzo è davvero ottima rispetto alla concorrenza. Questo qua costa 45 euro circa, dovete sapere che comunque ci sono dei prodotti in giro, soprattutto su Amazon, che costano una ventina di euro, una trentina di euro, ma non si avvicinano minimamente a questo prodotto, che costa leggermente di più. Perché dico questo? Perché oltre ad aiutarci durante la vita notturna, anche nella vita di tutti i giorni, nella vita diurna, fanno una loro bella figura, perché hanno una visibilità che comunque raggiunge dei centinaia di metri, e devo dirvi che veramente l'ho testata in questi mesi e l'hanno fatto il loro lavoro assolutamente, e hanno anche una durata che non è da sottovalutare. Adesso, se non vi dispiace, scarto la scatola così vi mostro nei dettagli quello che c'è dentro e poi facciamo subito un test al volo sulla strada. Tramite il link in descrizione voi potete andare su Light Store. Inoltre, nei prodotti non scontati col codice sconto Luca15 potete avere il 15% di sconto. Inoltre, se fate una spesa superiore a 100 euro e i prodotti sono già scontati, sempre con lo stesso codice sconto Luca15 avrete un 5 euro di sconto, che vabbè, non mi sembra il caso di buttarlo via. Poi, altra cosa da non sottovalutare è che quando prendete un prodotto vi danno in regalo questa torcia. Fa sempre comodo, soprattutto nella vita da campeggio, e non è male. Magari dopo la vediamo. Però adesso concentriamoci su Olight RN180TL. Già il pacchettino è bellissimo, guardiamo un po', 2 anni di garanzia. Apriamolo e scopriamo un po' cosa c'è dentro. Abbiamo la nostra luce, togliamo la pellicola della luce e sotto abbiamo una scatola con gli accessori della luce. Dobbiamo capire che questa luce ha una doppia possibilità di aggancio, una è nella canotta della sottosella e l'altra è direttamente sulla sottosella. Io di solito la metto utilizzando questo supporto e l'attacco al canotto sottosella, oppure addirittura l'attacco anche alla borsa della Decathlon, l'imbrago della Decathlon. Ci sono delle fascette apposta in cui si può applicare questo tipo di supporto, anche di questo imbrago e della borsa avete il link in descrizione, tutto in descrizione. In descrizione c'è un mondo, perdetevici, che è bello. Comunque, qua ci sono addirittura anche le fascette, dovesse servirci metterla anche nel sottosella. Io di solito la metto con questo anche perché è più facile rimuovere questo accessorio, magari spostarla su un'altra bici oppure, come vi dicevo, anche sull'imbrago delle borse. Faccio vedere come si applica semplicissimamente, toc, e lei rimane stabilissima. Per il caricamento abbiamo l'ingresso USB-C nella parte inferiore della luce e dentro la scatoletta, come racconta bene, abbiamo ovviamente il cavo USB-C. Però adesso non perdiamo altro tempo che andiamo a vederla nel funzionamento corretto, cioè sulla bicicletta. Allora, eccoci qua in esterna a testare questa luce. Ovviamente l'utilizzo che se ne farà maggiormente di giorno sarà sulla strada e non un utilizzo gravel, però avrete già visto da queste poche immagini e da queste prime immagini quanto sia visibile questa luce anche durante le ore di luce. Le cose da capire di questa luce sono pochissime, sono tutte molto semplici. Innanzitutto è una luce smart, come si legge anche nella scatola della confezione. Cosa significa? Che ha anche un sensore intelligente, cioè al momento in cui noi freneremo la torcia metterà la sua luce alla massima potenza per dare visibilità a chi ci sta dietro di noi. Questa cosa ha però i suoi contro, cioè la durata di questa batteria può arrivare oltre 10 ore, però con questa cosa qua attiva riduce drasticamente la durata della batteria. Ci sono un paio di trucchi da fare. Il primo è che si può mettere la torcia in posizione contraria. Capiamo che è al contrario perché praticamente il tasto di accensione sarà in basso e non in alto, e facendo così il sensore non capirà più la nostra fermata. Ma un altro trucco invece che ho scoperto guardando sul web: schiacciando 5 secondi il tasto di accensione, la luce toglierà la sua intelligenza, in poche parole. Adesso è attiva la modalità intelligente e attivandola, adesso accendo, tengo premuto
5 secondi, è un po' difficile trovare la giusta combinazione perché sennò si spegne, quindi devo accendere e poi mentre sta andando 1, 2, 3, 4, 5. Come vedete adesso si è disattivata la modalità intelligente. Io praticamente lo uso sempre così, a me piace usarlo con il lampeggiante perché oltre a darmi tanta visibilità, io lo uso soprattutto di giorno, mi dà quello che mi serve, cioè la visibilità, e inoltre mi dura tantissimo, veramente io non lo porto quasi mai allo stremo, mi dura anche 6-7 ore. Facciamo subito un test frenata per capire se è vero quello che ho detto. E possiamo dirlo, l'esperimento è riuscito. Ovviamente se volete riattivare la modalità intelligente basta fare il processo, lo stesso processo, tenere premuto 5 secondi il tasto di accensione. Adesso però immagino che non vi stiate accontentando di vedere questa luce in modalità giorno, mi sa che volete anche vederla in modalità notte, giusto? E allora mi toccherà accontentarvi. Beh, dopo questa dimostrazione direi che non c'è molto altro da aggiungere. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale naturalmente se ancora non vi siete iscritti. Io vi ricordo ancora una volta che potete andare su Olight Store tramite il link in descrizione e con il codice sconto LUCA15 avrete il 15% di sconto sui prodotti non ancora scontati. Adesso sotto le tenebre vi saluto, però per fortuna ho questa luce che mi rischiarerà il cammino verso casa.